Ma ciao a tutti, oggi parliamo di un argomento alquanto discusso e davvero pericoloso. No, non cos'è meglio tra Apple e Samsung, ma del coronavirus. Avevo fatto un video qualche giorno fa su un possibile motivo per cui potrebbe essere iniziato, ma sono solo supposizioni prese da internet, insieme anche al fatto che potrebbe essere iniziato da un laboratorio a Wuhan. Per quelli che se lo chiedono, no, non c'è una risposta precisa alla domanda. Il punto esatto di inizio nemmeno quello è così preciso, sappiamo però qual è il paese da cui è partito, cioè dal Wuhan. Forse dal mercato ittico di Hubei, che dovrebbe essere l'epicentro. Ma come detto prima, il punto esatto è duro da rilevare. Ma oggi siamo qua a cercare di capire una cosa. Cosa potrebbe succedere se il virus si diffondesse in tutto il mondo? Sarebbe un pianeta di zombie. Saremmo in casa 24 ore. Will Smith e Io Sono Leggenda sono vicini adesso. Beh, se volete la risposta a queste e altre domande e se volete sapere se mi piace il film Io Sono Leggenda, prima ricordatevi di passare dal canale Telegram ufficiale, di sconti, e poi se siete seduti o sdraiati o seduraiati, partiamo. Le ultime notizie dicono che il virus sia stato finalmente isolato. Vuol dire che ora è possibile studiarlo e trovare una cura. È successo a Roma, dopo che due turisti cinesi sono stati ritrovati ammalati per poi essere portati in ospedale. Tutto ciò ha permesso di studiare un attimo il caso. È una svolta molto importante per l'Italia. Altri stati avevano isolato il virus, ma non hanno effettivamente reso disponibile il tutto a livello internazionale. Ehi, questo non vuol dire che la situazione sia risolta, anzi, alla fine del video vi dirò anche i modi per prevenire e stare sempre attenti, perché può succedere qualunque cosa. Prima di cominciare a parlare seriamente di ciò che potrebbe succedere, bisogna capire cos'è il coronavirus. Se ne parla tanto, ma in quanti sanno di preciso la storia del virus in sé? Degli effetti e tante altre cose che forse non dovrei dire per non portarmi sfiga da solo. Cominciamo quindi dall'inizio. Dopo il Big Bang cominciò a formarsi l'universo... No, aspetta, non così indietro. Tornando a noi, il coronavirus è stato scoperto negli anni 60. Nell'uomo provoca infezioni respiratorie, spesso di lieve entità come il raffreddore comune, ma in altri casi queste infezioni sono letali e possono portare ad avere polmonite o bronchite. Prima era una cosa rara. Adesso invece, dal 31 dicembre o forse anche prima, a inizio dicembre, il virus sta mietendo vittime ogni giorno. È iniziato a Wuhan, in Cina, sembra nel mercato ittico di Hubei, come detto all'inizio. Nel mondo sono 14.000 i casi accertati e sfortunatamente più di 300 morti, secondo le ultime notizie. Però in 328 sono stati dimessi dopo essere guariti. E sapete cosa vuol dire? Una volta guariti da una cosa del genere si diventa quasi del tutto immuni. Proprio come alcune malattie che abbiamo avuto da piccoli, che ora non avremo mai più perché il nostro corpo ha creato potenti anticorpi. Di solito funziona così. I sintomi per iniziare sono tosse continua, mal di gola, naso chiuso e che cola quasi tutto il tempo, mal di testa, per poi continuare peggiorando con febbre sopra i 38, difficoltà respiratorie, infiammazione dei bronchi, della gola e delle mucose nasali. E alla fine si arriva alla polmonite o alla bronchite. Addirittura prima della morte si ha un'insufficienza renale. E ora che sapete cos'è e quali sono i sintomi, cosa succederebbe se tutti quanti subissimo questa atrocità? Prima vorrei subito rassicurarvi. C'è stata una malattia peggiore, chiamata influenza spagnola, che ha ucciso più di 50 milioni di persone. Aspetta, questo non rassicura nessuno. Mi spiego meglio. Grazie alle avanzate tecnologie di oggi e i sistemi di prevenzione che garantiscono strategie da utilizzare per controllare la situazione, non arriveremo a tal punto e siamo qui solo a ipotizzare un'eventuale pandemia. Siamo tantissimi nel mondo. Il virus si diffonderebbe molto facilmente. In India, per esempio, in una stazione del treno possiamo trovare più persone di quelle che il treno e la stazione possono sopportare. E persone ammassate in questo modo saranno l'inizio di tutto. Diventerà quindi impossibile interagire. Dovremo vivere separati e scordarci il tocco umano. Da questo intere città comincerebbero a essere messe in quarantena e noi costretti a stare in casa. Andare in ospedale sarebbe impossibile, non ci pensate nemmeno. Con milioni di miliardi di persone infette saremmo in una lista lunga come la fila per un concerto di Billie Eilish. Al contrario dell'influenza spagnola, stavolta avremo dai 250 ai 500 milioni di morti. Questo per via anche di mancanza del cibo. Non ci sarebbe più nessuno a rifornire i negozi e piano piano i più deboli sarebbero sopraffatti. Si creerebbe quindi una società incontrollata di persone che hanno paura delle persone, che saranno arrabbiate perché il governo non ha saputo fare niente. L'economia ovviamente cadrebbe, come non mai, portando alla caduta dei soldi e costringendo a inventare qualcosa di nuovo per sopravvivere e per procurarsi il necessario, ovviamente.
Molte volte i film non mentono. Aspettare in casa per ora è l'unica cosa che possono fare ai milioni di abitanti in Cina. Ma se dovessero aspettare troppo tempo senza una cura non sarebbero contenti. E sarebbero proprio loro a iniziare questo caos. Proprio in questo noi esseri umani non siamo molto capaci. L'attesa è un punto debole. Ognuno penserebbe a se stesso, ma ci sarebbe qualcuno che cerca di inventare un nuovo potenziale rimedio al virus. C'è sempre quello buono. E mentre quel qualcuno cerca la cura, saremmo già arrivati a più di 2,5 miliardi di infetti. E la società cercherebbe un rimedio per trattenerli da qualche parte, ovviamente inutilmente. Finché si riesce a sorvegliare un paese è un conto, ma quando si tratta delle persone di tutto il mondo la situazione cambia. Quelle persone infette comunque potrebbero solo peggiorare la situazione. Non esisterebbero più tasse, bollette o altre cose da pagare di tutti i giorni. E i lavoratori sarebbero sempre meno. Per procurarci il cibo dovremmo uscire a rubarlo. Ehi, non lo fate mai, che prima o poi vi beccano sicuri. Ma in questo mondo essere beccati sarà l'ultimo dei problemi. Un baluardo di speranza però arriverà. La cura verrà fuori, il problema sarà la distribuzione. In tanti correrebbero a prenderla, anche utilizzando metodi scorretti, e all'inizio il vaccino non sarebbe abbastanza per tutti, e bisognerà trovare un modo per poterlo distribuire. Pescare un numerino da una scatola sarebbe troppo semplice. Ma ripeto, oggi siamo in una civiltà molto diversa. I controlli e i modi di approcciarsi ad eventi del genere sono cambiati. Possiamo affrontare tutto. L'importante è non farsi prendere dalla psicosi. Pensate che è stato costruito un ospedale in soli 10 giorni a Wuhan. E ovviamente evitare il razzismo. Ho letto tante sciocchezze in questi tempi online, come per esempio evitare i cinesi in Italia. Anche se ormai ci sono nati in Italia, anche se non sono nemmeno andati in Cina negli ultimi anni o mesi. Sono sempre le persone che vedete ogni giorno al negozio, o al ristorante, o al bar, o per strada, quando uscite per andare a lavoro. Quegli ammalati sono in un altro paese e moltissimi, in quel paese, non hanno colpe. Stavano vivendo la loro vita, quando all'improvviso si sono ritrovati in quarantena, rinchiusi in casa, a guardare i notiziari e sperare di non ammalarsi. Immaginate che ansia doversi svegliare la mattina in quel modo. E un'ultima cosa su questo argomento. Se avete ordinato dei pacchi mesi fa da Wish o AliExpress, tranquilli, non hanno alcun virus. E se l'avete fatto poco tempo fa, non penso arriverà. Non perché sia infetto, ma perché ci sono problemi con i voli. Tanti aeroporti hanno cancellato giustamente i voli in Cina per non creare altri disagi. Come ultima cosa invece di questo video, per proteggervi dovete fare poche cose semplici. Lavare spesso le mani, starnutire o tossire in un fazzoletto o con il gomito flesso. Gettare i fazzoletti utilizzati in un cestino chiuso, evitare carne cruda o poco cotta, frutta o verdura non lavate e le bevande non imbottigliate. Soprattutto è fondamentale evitare contatti ravvicinati con chi mostra i sintomi di malattie respiratorie. Vi ricordo però che se avete un amico che ha l'asma non dovete adesso evitarlo come la peste. Con questo concludiamo. Ripeto, queste sono solo ipotesi teoriche. Per carità, non penso proprio succederanno delle cose così esagerate, ma tenetevi sempre protetti seguendo le procedure che vi ho elencato sopra. Spero il video vi sia piaciuto. Non il virus, il video che ho fatto. E noi ci sentiamo alla prossima, gente. Stesso posto, stessa voce, orario diversissimo.